Oh, benissimo, ciao a tutti ragazzi. Allora, ho proprio una ciarliera attitudine in questo periodo perché, insomma, sono anche in riflessione. Non ho dormito benissimo nelle ultime notti, quindi sono un po' ringoglionita. Anzi, a dire la verità, non ho dormito tanto bene nelle notti. Questa notte ho dormito, ma non ho ancora recuperato tutto. Cioè, io faccio, ho i miei traumi, no? E ci metto tipo 3 giorni a rimettermi a posto. Sarà anche perché la tiroide sta andando a farsi benedire, purtroppo. Comunque, allora, ho parlato di un sacco di cose di cui volevo parlare ed erano sempre lì, ah, devo parlare di questo, devo parlare di quest'altro, devo parlare di quest'altro e poi non avevo mai tempo, no? E volevo sempre fare dei video, anche se devo dire che il video per l'uomo violento l'ho riascoltato, avrei voluto farlo più strong, no? Sono stata molto diplomatica, che non è nel mio carattere, perché sono una che quando si incazza ha le... Cioè, posso anche decidere di non alzare la voce, quello è la parte peggiore. E se non alzo la voce, non dico parolacce, è ancora peggio, proprio vado per la distruzione, io miro alla testa. Per esempio, ho litigato con una persona, cioè ho litigato, diciamo che ho dei grossi problemi con l'agenzia del lavoro, ma non sono l'unica. E qualcuno ha cercato di giustificarla dicendo così, ah, ma devono, ma non è colpa sua, deve seguire le regole, eccetera, eccetera. E io ho concluso il discorso proprio in un millisecondo, proprio, l'ascia è caduta nel posto sbagliato. E gli faccio, sì, anche i nazisti dicevano così. Poi gli ho anche chiesto scusa, no? Però, cioè, mi stanno proprio sul cazzo. E non lo so, anche perché devo chiedere a loro se mi possono dare un piccolo aiutino per finanziarmi in un schulung. E non credo che lo faranno. Non so se ancora, se ho già parlato dell'un schulung, comunque, per chi volesse riqualificarsi come me, deve fare l'un schulung qua in Germania che dura 21-24 mesi, cioè, tipo. Se non hai soldi tu per pagarlo, perché costa tantissimo. Puoi chiedere all'agenzia del lavoro, la quale mi ha già risposto più o meno questo, in modo gentile, un po' di tempo fa, ma adesso ci riprovo con un altro metodo, spiegandogli che io posso mandare anche il mio simpatico curriculum dove appare che sono una dottorata, ma loro mi spediscono a lavorare in magazzino. E ci tengo a dire, no, a tutti quei maschi che vanno a dire in giro che le donne italiane se la tirano, me la tiro così tanto che sono finita in mezzo a un magazzino, freddo, con la tiroide di Hashimoto che... porta ad avere sempre le mani fredde, quindi stavo benissimo, no? Stavo surgelando in quel posto, a portare dei pacchi giganti e niente, è stata una bella avventura, anche perché io mi sveglio, no? Alcuni giorni sono come una 75enne, ho già male, tipo i muscoli, ai tendini, ho problemi alle articolazioni, è fantastica come malattia, dipende da persona a persona e ti fotte un po' per pezzo. Quindi vai avanti a Weight Rocks per il resto della vita. Sto anche tentando di mangiare in un modo un po' diverso, ma cambia un cazzo, ecco, anche perché ho lo stress più alto di me. Comunque, ringraziando queste persone che ti mettono questi lavori fantastici di logistica e poi finisci in un magazzino a fare il magazziniere. Però non ti devi sentire frustrato perché devi fare la gavetta perché tu sei una merda, ecco, questa è una delle giustificazioni che direbbe mia madre. Sul fatto di essere una merda, lei non lo dice, ma tanto nei fatti lo sei, no? Anche ti senti, no? Come autostima. Comunque, dopo questa fantastica avventura, ho deciso che volevo cambiare un po' pagina, cioè fare qualunque cosa pur di non finire lì, e anche per evidenti problemi fisici. Quindi adesso dovremmo andarci a parlare e mi faccio il segno della croce. Ma comunque, cioè, io ho proprio un bel caratterino di merda. Perché quando ho telefonato non all'agenzia del lavoro, all'Umschulung, il tizio mi ha fatto una scenata, non so perché, per quali suoi problemi sentimentali avesse, la tizia l'ha mollato, il telefono suona sempre, cioè è proprio sclerato, no? Io ho proprio la sfiga che se uno sclera deve sempre sclerare con me, quindi anch'io ogni tanto do fuori, no? E abbiamo raccontato al suo simpatico collega come mi aveva trattato, no?
Incredibile, ci hanno anche chiesto scusa, come forse già detto in un altro video. Comunque, sembra che costi tantissimo, è proprio una situazione di cacca, possiamo dire. E niente, è per questo che sto cercando altre vie nella mia mente folle. E quindi parlo tutti i giorni da sola perché nessuno mi ascolta, cioè pochissimi mi sentono. Grazie a quella persona, volevo ringraziare chi mi dice che faccio video sexy. E adesso ho provato addirittura, attenzione, mi inizio a terarmela. Ho messo un pelo di lucida labbra, poi ci ho messo il rossetto. Infatti è venuto uno schifo, sono dipinta, odio le mie labbra. E poi qua mi è arrivato un brufolo, no? Solo che non so se si vede, ci ho messo il cerchiolino per far andare via il brufolo. Beh, speriamo che funzioni. E niente, questa situazione è veramente fantastica. Nel frattempo, cosa devo dirvi? Sì, i piani futuri, sì, quello che mi sono dimenticata forse di dirvi, che praticamente ci sono anche dei corsi in Germania che durano tipo un fine settimana soltanto per insegnarti degli argomenti specifici. Questi non sono l'Hochschule, ma sono fatti nelle università popolari chiamate anche FAS. Dunque, questi corsi sono per esempio le preposizioni in tedesco perché sono molto diverse dalle nostre, sono più simili all'inglese, infatti io ho dei grossissimi problemi. Sono dei corsi per esempio che durano sabato e domenica, in cui ti spari 4 ore di preposizioni. Se sopravvivi dovresti averli imparate. Oppure, non so, ti fanno, se non è per la lingua tedesca, facciamo un esempio, la lingua russa, sapete che ha l'alfabeto cirillico, e allora ti fanno un corso solo sull'alfabeto cirillico in modo tale che tu poi alla fine riesca almeno a leggere quello che hanno scritto. Il problema è che leggi quello che hanno scritto, ma non capisci che cosa vogliono dire, per cui quello è solo un corso di introduzione, cioè non possono darvi tutto in 3 ore, che sti cazzi, è russo, la gente normale ci mette 10 anni a studiarla, io che sono rincoglionita 20. Però mi piace tantissimo e quindi cioè, a me piacciono proprio le lingue slave, sono masochista. Io voglio farmi del male da solo, non voglio che gli altri mi facciano del male, che cazzo, c'ho una dignità, il dolore lo voglio scegliere come piace a me, e che cazzo. Soldato, palla di lardo, non ti permettere. Scusate lo sclero. E niente, quindi probabilmente ne farò uno, anche perché a casa mi annoio da morire. Sì, sono abbastanza vulcanica come personalità, quindi. Tra l'altro, ieri mi sono incazzata da morire perché nel mio canale inglese sono fatto una genialata. Ho tolto senza volerlo l'audio e ho fatto un video fantastico. Parlavo inglese, parlavo ceco, era una figata, no? Mi piaceva tantissimo. Ah sì, perché io parlo anche un po' ceco, eh. Jamulo Wimczewski, protože jsem stala tam desetleti. Io parlo anche ceco perché sono stata lì anche 10 anni. E sto cercando di fare un video molto lungo perché. Giustamente mi hanno detto, ma tu fai video sempre molto corti. Sì, perché non mi ricordo mai cosa ho detto, non voglio ripetere. E poi certe cose io mi dimentico di averle dette, cioè penso di averle dette, però il pensiero resta nella mia mente. Cosa che fanno anche spesso gli uomini, ho notato. Quindi deve essere qualcosa di. Che ho un difetto mio maschile. Cioè, loro pensano di dirtelo, ma in realtà non te lo dicono. E tu perché cazzo non lo sai? Soldato parla di lardo. Oggi, wood metal jacket, no, devo dire che la mia mente va molto a cazzum, perché sono un po' nervosa anche, e penso si veda, cioè, in realtà, non so se mi passeranno la disoccupazione, sono un po' nella merda, cioè il mio ether, volevo salutare il mio ether cattolico, vaffanculo, vaffanculo te e il karma di merda, che porti una sfiga della Madonna. Vai a fare in culo, ecco. Adesso, spedito ha mandato a fare in culo, di sicuro viene il pollice in giù, eh. Ti saluto, saluto il mio ether che mi mette sempre il pollice in giù, non capendo che comunque io monetizzo anche sul suo pollice in giù. Cioè, quello serve, il pollice in giù, cari ether, serve soltanto a dirmi che non vi è piaciuto il video, cosa di cui, oh, io non dormirò la notte, guarda. Cioè, ho di meglio da fare, che star lì a farmi seghe mentali per voi. Quindi, vabbè. Il pollice io vi suggerirei di usarlo per altre cose.
è una differenza che abbiamo con le scimmie, no? E mi sembra proprio, ed è anche, ha anche aiutato molto l'evoluzione. Poi c'era questa teoria di Biglino, secondo quale noi abbiamo questi capelli che crescono all'infinito. Nel mio caso, cioè, si arruffano all'infinito qui, perché devo sembrare sempre lo scienziato pazzo. Ma cioè, in natura lui dice che è una cosa che non ti aiuta perché appunto le belle possono ghermirli e poi tu come cacchio scappi. Però è anche vero che ci sono uomini calvi che te lo mettono in culo. Io ho sempre avuto un amore per Kojak e quindi cioè, sono cose che piacciono all'Ale. E quindi adesso che ho distrutto completamente la mia reputazione e sono sembrata pazza come veramente sono, vi saluto tutti e vi do un bacio.